Ebbene, amici fratelli della congrega, allora 13 settembre, giorno del mio compleanno, sono nato nell'anno 79, finita la 79esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e qui batteria al 76% del cellulare, presto farò il bagno, forse uscirò, qui ho tutta la patta slacciata, ma sì, sbottoniamoci. Diciamo la verità con sincerità, con onestà, senza infingimenti, senza nasconderci, senza celare le nostre vergogne. Sì, uomini, dobbiamo essere svergognati. Presto sarà il 2023, quindi basta con questa cultura moralistica e medievalistica. Con gli oscurantismi passa l'aereo, io non sono Rambo, ma avete udito il frastuono, il rombo di tuono, no, dell'aeroplano che planando nel cielo, sorvolando il mio palazzo, sì, ecco, Massimo Troisi, non ci resta che piangere, sì, ma cosa urli, che anche quello del telegiornale, ricomincio da tre, ricomincio da capo, all'Ello Arena, e sì, vabbè, lì non conosceva, lyrics, le strofe, ma Amanda Sandrelli, figlia di una scrofa, Stefana Sandrelli, la conoscevo bene, poi la chiave, Tinto Brass, ma non lo so. Vabbè, ora, yesterday, all of my life, ta-na-na-na-na-na. Io non ho mai imparato a memoria una canzone di Lenny Kravitz, è un cantante che a quanto pare ha sempre scopato molto, no? Sì, un grande scopatore. Sì, ha gli addominali, io non ho mai avuto la vita della formichina. A volte sono stato rallentato dagli altri, sì, la tartaruga, ho anche dei buoni bicipiti, no, dicevo. Allora, giornate di contemplazione, di riflessione, interloquendo, diciamo, col mio correttore Bozzi che ho contattato, anche con un'altra persona, giochi telepatici, stavo parlando di Pisa, sì, la mia vita che non è torreggente. Non è più svettante, io svettai un tempo, sì, volai alto come l'aereo, poi precipitò in basso, sì. Cioè, proprio ci fu una caduta, uno schianto che sono io quando mi faccio bello. No, allora, sì, nell'oceano, nell'oceano della depressione. Rischia di rimanere affogato e di essere considerato reputato un signor nessuno, ma come Nettuno, Nettuno c'è la statua, qui in piazza del Nettuno, poi Piazza Maggiore, sono di Boulogne, ecco, lì cantava Beppe Maniglia, ecco, se io prendo il tricheco, no, il forcone, no, meglio se prendesse la forchetta, mangerò un altro po' di tortini che è buono. Allora, beh, mi ricordo, allora, Gardaland, Mirabilandia, le montagne russe, sì. No, dice il correttore Bozzi, Stefano, guarda, contattami il 18, è caduto da cavallo, no? No, e poi vi dirò in merito alla regina d'Inghilterra, il principe Carlo, Charles. Sì, per molto tempo io fui scambiato per Al Pacino di St. Vaughan. Ah! Io sono il tenente colonnello Franz Reed. Non vidi mai la realtà. Ero cieco? O forse la vedevo in bianco e nero, una vita grigia, spenta. Alla Palookaville? No, alla Pleasantville. Avete presente quel film? Jeff Daniels, Tobey Maguire. Ecco, stasera ordinerò. Ho detto Jack Daniels. Cioè, no, ho detto Jeff Bridges, ordinerò whisky, un bourbon oppure un white Russian, montagne russe. Vedete queste associazioni mentali tipiche del falotico, un uomo bizzarro, fantastico, stravagante, un po' pazzo, ma ci sta, lei non ci sta? Ecco, sono un poeta come Bukowski, come Henry Chinaski, ecco, whisky. Io sono come William Manley, come si chiamava quella cittadina in Forgiven, gli spietati, no? Ma c'è la Y. No, non ho mai guidato l'Y10. Mi ricordo la prima volta che andai a Mirabilandi, sì.
Poi il Lido di Ravenna, poco tempo fa, come sapete, sono stato al Lido veneziano. Sto esplorando molti lidi. Sì. Diciamo che gli orizzonti sono allargati. Ecco. Prendiamo il largo. Ma come? Dobbiamo uscire da questo oceano, d'impasse. Ecco, dobbiamo, diciamo, ricordare i traumi sofferti. Qui a Bologna c'è il fiume Reno, Mystic River, no, ora, Clint Eastwood. Che c'è? Cavaliere di Alcatraz, in questi libri, che vendono tre copie, 1469, sono best-seller. Cavaliere di Madrid c'è lui, diciamo, ringiovanito di effetto CGI, no? Stilizzato, diciamo, effetto grafico. Allora, sì, mi ricordo con la panda, ancora adesso guido la panda, ma è un'altra panda. Sì, ma io sono un panda, io stesso. Sì, mia madre prima di oggi, cioè fino all'altro ieri, fino a ieri praticamente, era abbonata al WWF. Sì, perché dovete sapere che io sono anche Mariangela Melato, ho Giannini che è doppio Al Pacino, tra volte da un insolito destino azzurro mare d'agosto, Lino Banfi, Lino Vermeule, no, Mariangela, sì, i miei haters dicono che sono un fricco, un mostricettolo, Mariangela, e poi diventa anche Fandozzi, oppure Diego Abatandua, Fandozzi contro tutti. Non lo so, forse questi qua avranno delle mogli come Pina. Vabbè, c'è la gelateria Pino. Meglio leccare un gelato da Pino piuttosto che questa Pina, che nel primo Fandozzi e nell'altro fu interpretata poi Milena Vukotic. No, dicevo, allora uscirà questo commissario Falò, dico, io uscirò. Mi ricordo, ecco, mi ha fatto gli auguri anche cugino di secondo grado, Riccardo. Riccardo, adesso suo padre è morto, mentre mio padre è compiuto ancora in vita. Fortunatamente si è operata la cataratta. Prima l'occhio destro, poi quello sinistro, mezzo destro, mezzo sinistro, Andrea Ronchetta, l'allenatore del pallone. Piaceva a mio padre quel film, rideva molto. Ah, Aristoteles! No, vabbè, io giocai a calcio, poi me ne distaccai, poi me ne riavvicinai ai tempi di Marco Di Vaio. Ci vinceremo contro la Juventus. Sì, solo una volta abbiamo vinto con una doppietta di Di Vai che l'ha messa nel culo a Buffon, a tutta la sua razza di buffoni. Sì, io fui mezza alla destra, fluidificante, diciamo. Poi ebbi anche una vita da mediano. Sì, Comoriale, sì, che poi, ecco. Vialli, quello era un centravanti, sfos, fondamento tutto il giorno come Speroni. Speroni! Allora. Non disperate. Eh sì, io sono il traghettatore, caro, non disperate. Ma è l'Omar, guardò Omar, quanto è bello, ispiratante sentimento, ma rassurrendo Totò Napoli e Troisi, niente de na na ni na na fight away, oh Omar, vabbè, no, dicevo, Riccardo aveva paura di suo padre, appuntato dei carabinieri, non commissario, però. Una volta tornammo a casa tardi, ero lì, trascorrevo le vacanze ancora nel paese natio dei miei genitori, no? Il cognome la dice lunga. Cioè, io ho molti parenti meridionali, cioè praticamente tutti, anche in Toscana, però si sono stabiliti lì, non stabilizzati, ci sono state le complicazioni, litigi, divorzi, poi, tutte cose, parenti, serpenti. Lo so. Allora tornammo a casa tardi, sì. E una volta corteggiamo pure una ragazza, perlomeno la dovevo corteggiare io. E noi scrivevamo le lettere come Totò, Peppino e la Malafede, no? E poi da lì viene quella scena della lettera e non ci resta che piangere. Cioè non c'era, viviamo altri tempi, no? Non c'era internet, adesso si spedirebbe una mail o si contatterebbe uno su Instagram, non lo so. Ecco, dicevo. Era tutte apparentate, allora c'era queste titine, così, cioè, che poi a me hanno detto, sei come la tit di Amarcord, Federico, fai tutto stronzetto, Federico, i miei felloni. Allora, Babagione, oh. Questa stava con il marito, lavorava lì nella macelleria, chiedemmo la carta, quella con cui si incartano i prosciutti. Io lì scrissi la lettera d'amore, questo mi manda a fanculo, disse, ma che modi sono, ma che schifo, tutta un debisunda, tu sei un bisonda, no, ero molto magro, tendendo al pallido, proprio come Bobby Milk, De Niro, sapete che veniva chiamato così, e altri tempi, Miss Streets, domenica in chiesa, lunedì all'inferno,
Allora, torniamo a casa tardi, il padre lì lo aspettava, ma mangia fuoco, proposi Pinocchio, sempre Pinocchio però, basta, basta anche col grillo parlante che sta sempre lì, quello meriterebbe una mazzetta da capo, ecco, che poi fa anche il gatto e la volpe, quello, che poi c'è la balena, c'è quella così come Comencini, poi vedete, quello l'attore, c'è Pinocchio, il re toscano, lì c'è la Lollobrigida, che poi, e poi le storie tese, quando si china la fata Turchini, quella così, la bacchetta magica, sì, con la bacchetta magica, che molti ragazzi di oggi sono giocati il cervello, sono fottuti, vede le belle donne, su Instagram le contattano, che hanno la bacchetta magica, quella non gliela dà manco con cazzo. Dai, stracciare la mazza, forza, dovete lavorare, perché sono il principe. E arriviamo a principe. No, aveva paura di suo padre. No, no, non mi picchiare, sei un cinghiale, non prendermi a cinghiate. C'erano periodi, diciamo, come Slippers, avete visto quel film Slippers? Sì, dovete sapere che io poi sono stato internet, a proposito di Kevin Bacon, ma non quello che fa il poliziotto in Mystic Creek. Sì, c'era un bullo. Sì, poi ci siamo risposti nuovo Malcolm di Montecristo, padre Bo, cioè tutti, cioè, Bob, Botte, Madonna del Gurunetto. Ecco, allora dice, principe, molte persone dicono è fortunato quest'uomo, no, no, il principe, re Carlo o King Charles è la persona più sfigata del mondo, da quando è nato, così come principino William. Quello è morta la regina, questo ti tocca, devi fare principe, o vuoi o non vuoi, dove vuoi andare stasera al pub a festeggiare? Non si può, devi stare qui a Buckingham Palace. Sì, che cosa non si deve sapere? Lady Diana, Diana, Lady Di. Ah, ma tu la tradisci? Lei va con la Lafayette, poi ci sono le faine, chi ha ingastato Roger Rabbit, cioè, quello fingeva, no? Fingeva, poi sì, devi fingere. Cioè, ci andavi con questa Camilla, Camomilla, l'ora del tè, c'è cioè poi il complotto, Ronin, che c'è cioè, lì il Pont dell'Alma, Ronin, John Frankenheimer, non avete presente quel tunnel, poi c'è gli altri, vabbè, poi chi ha una vita troppo libera può, diciamo, cascare nel tunnel della droga, no? Oppure finire, diciamo, in quel tunnel da cui non si esce vivi, come in Daylight, trappola nel tunnel per l'appunto, no? Ecco, questo è il sottotitolo. Qui sono un po' alla Carlo Vergione con Sylvester Stallone. Molte persone, diciamo, molti haters pensano che io sia ancora fermo ai tempi dell'infanzia come piaceva Stallone. Stallone, beh, sì, perché sognatori, over the top, Rock 2, Rock 3. Fra l'altro, il fratello di questi ricchi si chiama Rocco. Rocco, perlomeno all'anagrafe. Io mi devo chiamare Pietro come mio nonno. Lui Rocco perché è il fratello di questo Pietro, cioè le tradizioni, la dinastia, no? Vedete, non si possono tradire, cioè, diciamo, quelle che sono le usanze, i rituali meridionali, che sono una cosa brutta, veramente. Ecco, cose dinastiche. Cioè, le tradire invece le cosce, cioè, non lo so, bene, c'è la questione araldica, cioè l'albero genealogico. Diceva Rocco. Mia madre tutte le volte, ma è il compleanno di Rocco, ma a lui non piaceva, no? I miei non mi hanno chiamato Pietro, i miei non piaceva, hanno messo il secondo nome all'anagrafe, Piero, Stefano, che si trovano qua, hanno detto questo Stefano sarà un martire, infatti ci avevano preso una vita proprio da martirizzato, martoriato, angariato. Qui c'è la piazza delle Sette Chiese, e decide anche se chiamarmi Luca, c'è la Basilica di San Luca, o Claudio, sì, come Claudio Villa. Claudio Villa, Carlo Verdone, vi ricordate, Bianco Rosso Verdone, presto ci saranno le elezioni, cioè quelle emigrato, no? Cioè quelle emigrato, l'immigrato è una cosa, cioè, poi ci sono quelli che ce l'hanno con gli immigrati, come Giorgio Malone, razzisti, cioè, cose, no, non ci vanno delle cose, cioè, lì dalla Germania c'è quello, cioè, volevo dire. È binario, triste, solitario, per me finita, ta-na-na-na, né blu. Dipinti di blu, ma va, no, ma quello che sei, Domenico Modugno, quello del Meravigliosi, poi la Mar Lucani, Negramar, la cover, ecco, come sarà questa copertina? L'avete visto come si fa? Diceva che sfiga, socci, che sfiga, come direbbe a Bulani, o se uno nasce principe. Fra l'altro, questo qui aveva avuto un culo della Madonna perché lei di era buona, a me pareva buona, invece ha scelto l'Aracchia, vabbè, poi diventa pure regina e consorte. Boh. Comunque la sorte. Tutta una questione di sorca, non dicevo, è da sorrate. Ah, i sortilegi. Sì, ci sono le streghe, stanno dappertutto. Io sono come Re Artù. Re Artù, falò, Artù. Tu, 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 tu.
Sì, è stata la Spad La Roche. Sì. Fu concepito durante una notte, grazie alla bacchetta magica Mag Merlin. Sì, come vi ricordate, quello è Gabriel Byrne, quello Uther, a proposito che andate, abbiamo avuto anche quello pensato di aver raggiunto il Nirvana, Kurt Cobain, il cubano, poi che basta con la castrazione Fidel Castro, che sto dicendo, in Uther Pendragon, la pornatrice Cinzia Pendragon, quella, cioè che poi vede la figlia del regista John Boorman, Catherine Boorman. Debba averla, debba averla, debba averla. Quella è mascolinità tossica. Poi c'è anche, cioè, grunisce proprio. Sì, io qui sono come Forrest Gump. Vi ricordate Forrest Gump, no? Quando la madre Sally Field va con quello perché altrimenti il figlio viene bocciato, no? Io non sono mai stato bocciato, io mi sono bocciato da solo. Ah, uomini che guardate solo le bocce, voi sareste da bocciofilo oramai. E ho detto tutto. Ah no, dicevo, che cazzo sto dicendo? Non lo so, e che poi, che qua voglio parlare roba, ma non so se mi riuscirete a capire, anche tra visto, cioè, che cazzo vuol dire la persona? Cioè, che bello di mamma! E allora le prossime lezioni buttate in un mostro ordinario. Vai di retoriche. Allora, che vi posso dire? Io adesso scrivo recensione. Scrivo recensione che hanno un certo valore, eh? No, ci capiamo su questo che è molto importante, eh? Ecco, se vogliamo poi distorcere le cose, ecco, e vivere come tutte queste povere fesse che stanno in giro, le vedo, sono abbacchiate, sono state castrate ai genitori che le hanno addestrate, diciamo, a un percorso corretto, indirizzato al political correct, all'ipocrisia, all'essere farisei, non diciamo cose, non le cose, tutto questo a me di piccolo borghesia. Domenica in chiesa abbiamo detto molte cose, cioè queste persone ora et labor, ma ancora voi credete a Gesù Cristo? Come diceva il dottore, vi ricordate, la Madonna va accompagna, come... ma voi pensate la Madonna debba accompagnare tutti voi? Dai, adesso è uscito a Venezia, è stato presentato anche il film di Abel Ferrara, altro che fessato con la religione, come Scorsese, che te lo dica a fare? Donne, a proposito del Pacino, donne, donne Brasco e Johnny Depp. Donne, che te lo dico a fare? Guarda che se tu sei un infame, io sono. Eh sì, lo so, lo so. A volte diventa apatico oltre che falotico perché diciamo io posso fare tutto nella vita. Spesso non faccio un cazzo perché è meglio, è meglio. Gli altri dovrò lavorare, dovrò sottostare al padrone, che sono io. Altrimenti io non sarei Dio. Ho detto, gli altri devono credere alla religione, io non ci credo. Io non credo a Dio, alla Madonna. Creda a me stesso, gli altri credere a me, non lo so. Gli altri in passato non credettero una sola parola di quello che dissi. A proposito di Carlo Verdone, quel film è veramente brutto, c'è anche Sergio Rubini, al lupo al lupo. Eh sì, Sergio Rubini voleva fare l'intellettuale, poi lì trova la cubista, no? Ci dà dentro quella sera, ci dà dentro e impazzisce completamente, impazzisce. Completamente come quello che era stato internet, avete presente qualcuno ve l'ho sentito cuculo che ci dà dentro, quello non impazzisce, rinzavisce, però c'è Louis Fletcher, l'infermiere, ma tu sei matto, tu qua devi stare, l'uccello deve stare qua, altrimenti da dove deriverebbe il titolo, qualcuno ve l'ho sentito cuculo, che poi Louis Fletcher è stata tagliata in cielo una volta in America, c'è cioè lei nelle scene extra che sono state castrate, censurate, allora castratore. Uomini che non siete grandi attori, neanche gladiatori, io sono un combattente, un lottatore, sì. Voi dovete sottostare, ripeto, sottomettervi, prostrarvi a sottoscritto. La vostra vita è da prostituta, sì lo so, datevi il culo, anche la dignità, pur di ricevere la stima falsa, fra l'altro, di un'amica che possa dire, sì, tu che sei. Tu che sei diverso, almeno tu non è. No, tu sei come me. Se fai le cose che faccio io, allora andiamo d'accordo. Se tu sei diverso da me, che è giusto, perché ci sono poi i solipsisti, no? Vogliono adattare il mondo e gli altri, quindi il mondo a propria immagine e somiglianza, se credono a Dio questo. Ho detto che Dio sono io. Ah. Allora, vogliamo confutare queste cose qua? Guarda che mi accuserò di blasfemia, veramente. Sarete scomunicati dal Papa.
No, dice che cazzo stava facendo, non lo so, e che poi ci vuole una cosa, cioè tutto un discorso confuso, poi ci vuole una cosa, dice, io ci vuole una cosa, mi dice, la valica, adesso mi dico, no, perché vende la capra, c'è altre cose, né? No, tanto la faccio bene a me, a un certo punto c'è qualcosa, ne faccio un cosa, c'è quello che ti viene a mangiare, ma a me, c'è quello che va a mangiare, fa che è una sorta, c'è quella lì, e ha detto, pazzetto, c'è quella capra, a un certo punto qualcosa, no? E qui dovrà, c'è una cosa, ma queste cose non vanno ben proprio. Cioè, la loro my life, non è di yesterday, fade away. Dico, non è fade away. Che c'è? Cioè, poi in barfly c'è fai that way. Fai that way, c'è un microorg, c'è un orc. Io fumo con un turco. Cioè, fumo un turco, c'è tutto turco napoletano, totò. Cioè, lì pensano che sia un orc, ma quello invece ha un cazzo di 100, 150, adesso esageriamo, 150 centimetri. Cioè, 30, c'è 27, 28, c'è qualcosa. Cioè, poi, che Cristo è morto a 33 anni. Poi, fin dopo che Bragali con totò, c'è, miseria e nobiltà, siamo uomini. Caporale, c'è quello lì 47 morto che parla, c'è il cicoso, a proposito Paolo Bellaccio, c'è Lino Bamba, c'è sente che parla 2-3 ore, c'è quello il mostro di gabinetto, perché mi guardo spesso allo specchio, c'è un incidente, quindi questo è quello che volevo dire, è andato a pigliarlo tutto il game.